Ciao a tutti e bentornati su MTV. Novembre è appena finito e questo per me vuol dire due cose. Prima cosa, che è ufficialmente periodo di Natale e non potrei essere più felice, perché è uno dei miei periodi più preferiti dell'anno. Le luci, i colori, non so, la coccolosità, il calore, la neve, speriamo che nevichi, le bevande calde, le copertine morbidose. Insomma, è proprio tutta la mia essenza, cose morbide, cose calde, è la mia essenza, è tutto ciò che sono io racchiuso in una stagione. Quindi non potrei non amare dicembre. E come seconda cosa, che è arrivato il momento dei miei preferiti del mese di novembre. Per quanto riguarda il trucco, il mio preferito è stato questo bronzer, che è un bronzer Chanel, e io non compro di solito mai cose di marche del genere perché lo so che sono fantastiche e tutto, però l'idea di spendere non so neanche quanti soldi per un prodotto cosmetico, non lo so, mi manca un po' la forza. Però mia mamma aveva comprato questo bronzer tempo fa e non l'avevo usato molto. Io avevo finito il mio e questo qui ce l'aveva da parecchio tempo, quindi ha detto vabbè, prima che scada usalo tu. E io ovviamente non potevo rifiutarlo, quindi di fatto ho cominciato a usarlo e devo dire che wow, sia la consistenza che il colore sono davvero fantastici. Si capisce perché costa così tanto. Non so se io mai comprerei comunque una cosa del genere, però decisamente quando finirò questo ci farò un pensierino, perché il colore è perfetto per me anche sulla pelle così chiara e non è una cosa così scontata, e davvero la consistenza è meravigliosa, è una meraviglia sfumarlo, è molto naturale, è davvero wow. Peccato che costi così tanto, però vabbè, è proprio per questo che non provo questi prodotti, perché poi me ne innamoro e non riesco più a separarmene ed è un dramma, accidenti. Per quanto riguarda i vestiti, i miei preferiti sono stati due. La prima cosa è una cosa che mi avrete visto indossare sia in molti vlog sul mio secondo canale, sia nel mio ultimo video che è stato lo speciale dei 1000 iscritti, ed è questo onesie natalizio. Come vi ho già detto, io adoro Natale, il periodo natalizio, e adoro la comodità. Quindi poter stare in casa comodamente in una cosa che è un solo pezzo, che devi solamente infilarti una cosa e sei vestito. Sei anche pseudo decente perché hai anche un aspetto meraviglioso, perché non per dire, ma c'è uno che si veste così a stile. Sta comodi, si sta al caldo, si è in tema natalizio, è proprio tutto ciò che potrei mai desiderare dalla vita e tanto di più. Ovviamente non sono seria, però comunque è una cosa fantastica e lo amo. Il secondo preferito del mese, che riguarda sempre l'abbigliamento, sono questi stivaletti che ho comprato all'inizio del mese da H&M e sono veramente comodi, mi piacciono molto, sono anche caldi rispetto a molte altre scarpe, li ho pagati pochissimo, una trentina di euro, che per delle scarpe è veramente poco. Sono comodi da portare anche se hanno un po' di tacco, e avendo un po' di tacco alzano anche leggermente, cosa che non fa mai male. E poi è un modello che mi piace molto, non avevo niente di simile, volevo qualcosa di un colore che potessi abbinare con molte cose, quindi il nero è perfetto, quindi sono molto molto soddisfatta del mio acquisto. Per quanto riguarda la categoria di film e serie TV, questo mese vi parlo di una serie TV che si chiama The Killing, che è la versione americana di una serie che originariamente era danese e si chiama The Poulsen. The Killing è una serie che seguo da molti anni con i miei genitori e adesso abbiamo finalmente visto anche l'ultima stagione e finito di vedere le ultime puntate. È una serie che mi piace veramente tanto perché, oltre a essere un momento di raccoglimento con la mia famiglia, che è una cosa che mi piace sempre molto, è una serie TV che ha una storia che è davvero appassionante, perché è tipo poliziesco, che a me interessa sempre molto perché puoi seguire un caso, cerchi di capire chi è il colpevole, ci sono vari sospettati, vari indizi, piano piano queste cose che emergono, insomma le trovo veramente molto coinvolgenti ed interessanti. Mi piace molto come sono caratterizzati i personaggi, mi piace molto la regia, mi piacciono le immagini, come sono realizzate, i colori usati. La trovo veramente una produzione ben fatta e vi consiglio assolutamente di guardarla se non l'avete mai vista e vi piacciono questi tipi di serie TV. Per quanto riguarda le canzoni preferite del mese, io non so nemmeno cosa dirvi sinceramente, perché è uscito il nuovo album dei One Direction e io sono una loro fan accanita, in caso non lo sapeste. So che non tutti li apprezzano, però a me piacciono tantissimo, quindi se non vi piacciono o li odiate per qualche motivo, insomma, non so cosa farci, mi dispiace. Comunque appunto è uscito il loro nuovo album e quindi
quello riempie la maggior parte della mia classifica, non so neanche quali pezzi scegliere perché veramente è un album che trovo bellissimo. Onestamente mi è piaciuto di più dell'ultimo, credo che i miei album preferiti siano il terzo e il quinto che è uscito da poco. Si chiama Made in the AM e davvero tutte le canzoni che ci sono le adoro, ovviamente alcune canzoni di più e altre canzoni di meno, però non saprei davvero quali scegliere come le mie preferite perché veramente wow, ce le sto ascoltando tutte a ripetizione, vi consiglio davvero di ascoltarne un paio giusto per avere un po' un'idea di cosa vi perdete. Come seconda canzone preferita del mese ho scelto Reality dei Lost Frequencies e questa canzone mi piace tantissimo. E l'ultima canzone preferita del mese è New York dell'album di Benji e Fede, che è una canzone che mi piace tantissimo sia da un punto di vista personale, sentimentale, sia in generale appunto come canzone. Nella categoria di cose random, diciamo, ci sono due cose. Ok, rendiamoci conto che io ho quasi 18 anni, fra 3 mesi avrò 18 anni. E allora, vi spiego. Sono stata a Roma all'inizio di questa settimana in gita con dei miei compagni di classe e io adoro la Disney, adoro la Disney. Ogni volta che sono in viaggio in una città dove c'è un Disney Store è una tappa obbligatoria. Quindi mi sono fermata lì con delle mie amiche e c'erano due cose che erano un sacco di tempo che avevo visto nei Disney Store di Bologna, che è quello più vicino a me. Io continuavo a guardarle da un sacco di mesi e quando ero a Roma li ho visti e ho detto beh, non ho comprato nessun souvenir di Roma, così un po' per cercare di fornirmi una scusa insomma per comprare queste cose anche a quasi 18 anni e spendere dei soldi per queste cose, che così oltre a comprare una cosa che mi piace insomma era anche legato al ricordo di Roma in questo modo, quindi insomma prendiamoci un po' di tempo per ammirare questa tazza di Eve del film di Wall-E. È uno dei miei cartoni animati preferiti, è veramente bellissimo, stupendo, stupendo, ha un messaggio molto profondo e i personaggi sono adorabili, la storia è bellissima, insomma, tante belle cose. Poi questo piccolino che ha le tartarughe del film di Nemo, che tra l'altro delle mie amiche hanno cercato di ingannarmi dicendomi che fosse la tartaruga Sammy. Io lo sapevo che non era Sammy quando sono tornata a casa. Ho controllato su Google, ho visto le foto di Sammy e questa non è Sammy, è la tartaruga di Nemo. Lo sapevo io, lo sapevo. Comunque ormai quindi l'ho chiamata Sammy 2. No, non è vero. È ancora in cerca di un nome, però. Non giudicatemi, so che anche a voi piacciono queste cose. E siamo arrivati all'ultima categoria, che è quella dei momenti preferiti del mese. Grazie a tutti quanti se avete resistito fin qua, perché sono una gran chiacchierona, quindi lo apprezzo molto. Appunto, come vi ho detto, novembre è stato un bellissimo mese, pieno di bellissimi momenti. E appunto anche questa atmosfera prenatalizia davvero mi fa impazzire. Momenti preferiti del mese? Allora, inizio del mese, il primo novembre, è stato il mesiversario mio del mio ragazzo, che è appunto il primo di ogni mese. E siamo andati a cena a un ristorante cinese, ed è quello è stato semplicemente un bel momento, perché non ci capita in realtà tanto spesso di andare a cena insieme. È proprio tipo appuntamento galante, vestiti eleganti e così, quindi ogni volta è un momento, non lo so, sembrano quelle scene da film. E a parte questo, il cibo cinese lo adoro e sto troppo bene con il mio ragazzo, quindi non poteva non essere un momento bellissimo. Il giorno dopo, che è stato lunedì 2 novembre, non c'era scuola perché era il giorno dei morti, mi sembra, mi confondo sempre tra quello di Santi e quello dei morti. Ho deciso di andare con un gruppo di miei amici e amiche a Bologna per la giornata e quindi niente, abbiamo semplicemente girato, ma è stato molto divertente, è stato molto spontaneo, cioè mi trovo molto bene con loro a fare questo piccolo viaggio un po' improvvisato, vagare semplicemente insieme per la città, un po' per negozi, un po' siamo andati al parco, siamo stati lì seduti insieme proprio dalla mattina alla sera tutto il giorno ed è stata un'esperienza molto bella. Un momento un po' più difficile di questo mese è stato che ho scoperto che la mia migliore amica Alice, che come vi ho già detto un po' di tempo fa, quest'estate è partita per gli Stati Uniti per stare lì 6 mesi per un viaggio di studio e all'inizio del mese mi ha detto che ha deciso di fare l'estensione a 1 anno e ovviamente è una cosa fantastica, io sono troppo contenta per lei, però
sarà difficile, perché un conto era pensare che tornasse a dicembre, gennaio, un conto pensare che tornerà in estate, quindi non sarà con me per il mio 18° compleanno, non sarà con me, insomma, non lo so, mi ero ormai abituata a dei 6 mesi, però un anno è... Vabbè, io cerco di prenderla col sorriso, però... un altro momento preferito del mese, che in effetti è un momento abbastanza speciale, è stato il 10 novembre, perché mi sono fatta un tatuaggio che era da mesi che mi volevo fare e avevo una paura terribile. Ho finalmente trovato il coraggio di farlo, sono contentissima di aver superato questa paura ed esserci riuscita, e quindi... Altri momenti preferiti del mese sono stati il Flow Party, che è un evento che c'è in discoteca ogni anno, a cui sono andata con dei miei amici, in cui ti lanciano addosso delle sostanze fosforescenti e non so, non sembra niente di speciale dirlo così, ma è sempre molto divertente. E poi quando sono andata di recente a vedere una partita di basket con mio papà, che è sempre un momento molto speciale, un po' solo nostro. Quando sono andata a vedere Hunger Games, il canto della rivolta parte seconda, con il mio ragazzo. E infine, quando mi sono tagliata i capelli, perché anche per questo ci è voluto molto coraggio, però sono contenta di averlo fatto. Avevo i capelli molto rovinati, avevo voglia di fare qualcosa di nuovo, insomma ho dovuto buttarmi e farlo, quindi sì, ho trovato il coraggio ed eccomi qua. E infine il fatto di aver raggiunto i 1000 iscritti e anche oltre, che per me è abbastanza scioccante, perché all'inizio del mese ero a 600 iscritti, il 3 novembre mi sembra ho raggiunto i 600 iscritti e adesso sono quasi 1500, e questo è scioccante per me. Io davvero, basta, non ne parlerò più perché non ho già parlato nel mio speciale 1000 iscritti, però io... è stata una cosa troppo speciale, non so come ringraziarvi, davvero wow. E infine, fine, lo giuro, l'ultima cosa preferita di questo mese è stata il fatto che ho cominciato a fare vlog sul mio secondo canale. Se vi interessa trovate il link qui sotto nell'info box. Seguo un po' la mia vita quotidiana pubblicando ogni tanto dei video dove vi porto con me durante una giornata nella mia vita. Alcune sono più semplici, altre sono più avventurose, però insomma questa è la mia vita e mi fa piacere condividerla con voi, mi fa piacere anche vedere che molte persone lo stanno apprezzando, quindi anche io mi sto divertendo moltissimo a fare questi video, anche se è molto impegno, però mi piace molto, quindi mi fa davvero piacere. E niente, direi che questo è quanto per il mese di novembre. Grazie mille per avermi fatto compagnia in un altro mese della mia vita, e grazie mille di aver guardato questo video. Se vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne avete pensato e quali sono stati i vostri preferiti del mese di novembre. Vi auguro uno splendido mese di dicembre, spero che avete una splendida, magnifica e meravigliosa giornata, e ciao, al prossimo video. Bye.